Da qualche tempo mi sono reso conto di quanto sia importante scrivere i miei pensieri, le mie sensazioni, cosa devo fare, cosa non devo fare. Appuntare tutto questo mi aiuta a dare consistenza a pensieri, idee che se no rimarrebbero informi nella mia testa. Scrivere un diario, fare journaling, ha avuto un grosso impatto nella mia vita e con questo video volevo rendervi partecipi facendovi conoscere i vantaggi di questa attività, illustrandovi anche come ho strutturato il mio bullet journal. Allora, in questo video vi mostro cosa faccio su base giornaliera, settimanale e mensile. Non vado oltre perché effettivamente con me non funziona. Vedo il lungo termine troppo indefinito per poter fissare un obiettivo più specifico. Ad esempio, se mi ponessi un obiettivo a distanza di 6-9 mesi, molto probabilmente esso col passare del tempo non combacerà mai con quanto scritto 6 mesi prima. E quindi per semplicità preferisco pensare un mese alla volta. Se guardate i miei video sapete bene che parlo spesso della mia to-do list, cioè una lista di cose da fare durante tutta la giornata. Allora, intanto il primo vantaggio è che sono effettivamente più organizzato, perché tramite questa lista so perfettamente cosa ho fatto e cosa ancora devo fare per completare la giornata. Le attività spaziano da fare la spesa, andare in palestra, magari un appuntamento e comunque essendo anche uno studente, gran parte della lista è occupata da cose da studiare o comunque in generale attività per conto dell'università. Per semplicità cerco di tenere la mia to-do list molto minimale. Mi limito soltanto a ordinare le varie attività su base temporale. Inoltre sono molto flessibile e aperto ai cambi di programma e a volte anche mi capita di sottostimare il tempo da impiegare nelle varie attività. E ci sta, secondo me essere troppo rigidi è uno svantaggio, anche perché dobbiamo sempre considerare delle esternalità che non possiamo controllare. Inoltre, da poco nella stessa agenda ho iniziato a introdurre una to-do list settimanale, dove effettivamente ci sono delle attività che non sono super urgenti, ma che effettivamente a fine settimana devono essere completate. Quindi sono magari delle attività come buttare la spazzatura, o pagare una bolletta, andare a fare la spesa, attività che non sono urgentissime, ma che effettivamente devo completare prima o poi. E quindi averle tutte condensate in una sezione, almeno per ora lo sto trovando molto utile. Spostandoci invece sul bullet journal, secondo me il vantaggio principale è che ci aiuta a costruire una visione di noi stessi più fedele alla realtà. Per capire meglio, secondo me la cosa più efficace è mostrarvi come ho strutturato il mio bullet journal. Allora, nella prima pagina scrivo in alto il mese. Subito dopo ho un mini calendario mensile che io attacco già fatto, ma effettivamente si può fare tranquillamente in 2 minuti anche a penna. In questo calendario mi segno esami, compleanni, eventi, comunque scadenze importanti del mese. Al di sotto invece ho una sezione dedicata alle note e semplicemente scrivo pensieri, idee importanti, senza un determinato ordine o logica. Tutto quello che mi viene in mente durante il mese lo annoto in questa sezione. Allora, invece parlando della seconda pagina, comincio nel dire che è divisa in 2 sezioni. La prima parte è riservata ai miei obiettivi per il mese, che sono organizzati a mo' di to-do list. Personalmente trovo molto utile e anche interessante scrivere i miei obiettivi su carta, perché è come se li rendessi più concreti. Invece la seconda sezione della pagina è dedicata alla mia non to-do list, cioè una lista di attività che devo assolutamente evitare durante il mese. Ci possono essere scritte cose che mi fanno male, ad esempio mangiare troppi dolci, o magari sono delle attività che vanno contro ai miei obiettivi. E quindi secondo me è una cosa bella cercare di avere un contrasto anche visivo tra la mia to-do list, quindi i miei obiettivi, e la mia non to-do list, cioè tutto quello che effettivamente non devo fare. Adesso invece passiamo al mio tracker, che è formata da una riga orizzontale e una verticale. In ascissa infatti ci sono i giorni del mese e in ordinata ci sono le attività o le cose di cui voglio tenere traccia. Ad esempio, se oggi sono stato meno di 30 minuti su Instagram, lo segno facendo un puntino nella corrispettiva giornata. E la cosa bella è che posso effettivamente tenere traccia di qualsiasi cosa. Voglio apprendere una nuova abitudine o magari voglio mangiare meno dolci. Ecco, tramite il tracker posso effettivamente rendermi conto del mio comportamento durante il mese. Nell'altra pagina invece ho 2 diagrammi che servono a monitorare la mia produttività e il mio umore. Questi parametri li misuro giornalmente e li registro tramite una scala di valori da 0 a 5. Personalmente ho questo brutto vizio di sottostimare il mio lavoro e il mio umore
E quindi tramite questi due diagrammi, la sera, quando appunto completo questo bullet journal, cerco di farmi un mini esame di coscienza per cercare di capire se questa giornata è stata produttiva e anche cercare di tracciare, tener conto da una scala da 0 a 5, che livello di umore ho. Chiaramente non è un qualcosa di preciso, accurato, non è un qualcosa di matematico, però semplicemente mi aiuta ad avere una stima personale, anche di percezione del mio lavoro e anche del mio umore. Tracciando poi una linea che segue tutti i punti, mensilmente riesco ad avere effettivamente un grafico e quindi riesco a rendermi conto di flessioni, picchi della mia produttività e del mio umore. E la cosa fantastica è che tramite questo sistema riesco anche a fare dei confronti. Ad esempio, voglio vedere magari un giorno in cui sono stato troppo su Instagram, che effetto ha avuto sul mio umore e sulla mia produttività. Comunque, combinando vari parametri è possibile fare considerazioni, confronti e quindi anche un modo per conoscere meglio se stessi. E poi ho anche imparato a tenere traccia delle mie ore di sonno e lo faccio banalmente con una tabella dove in alto, in orizzontale, c'ho le ore di sonno e in verticale i vari giorni del mese. E ho imparato a tenere traccia del sonno perché ormai mi sono reso conto di quanto sia importante il sonno e di quanto abbia un impatto importante, sia in positivo che in negativo, sul nostro umore e quindi poi anche sulla nostra produttività. E quindi tenerne traccia mi aiuta anche a fare dei confronti più accurati. Ad esempio, posso vedere magari un giorno in cui avevo uno scarso umore o comunque magari un giorno in cui ero poco produttivo, vedere questo che impatto ha avuto sul mio sonno e viceversa. E quindi è molto utile avere questi parametri che comunque sono abbastanza oggettivi per fare dei confronti e fare comunque delle analisi per vedere effettivamente cosa funziona e cosa non funziona. Inoltre una cosa bella è che posso fare confronti con i mesi passati, posso magari vedere il percorso che ho fatto per apprendere una determinata abitudine e lo posso vedere in maniera tangibile tramite il tracker. O magari posso fare dei confronti per rendermi conto che stato di umore avevo e che stato di umore ho adesso, quali sono le differenze tra il prima e il dopo. E poi sono comunque parametri che, se combinati, mi aiutano a capire al meglio determinati aspetti della mia vita. Io poi ho strutturato il mio bullet journal in modo tale da renderlo minimale e semplice all'utilizzo. Per farvi capire, per costruirne uno al mese ci si impiega massimo 15 minuti e poi ogni sera prima di andare a letto con tranquillità compilo i vari punti del mio bullet journal e ci impiego massimo 5 minuti a farlo. E in definitiva, secondo me è un bell'oggetto da tenere che poi nel lungo termine ci può regalare belle soddisfazioni. Effettivamente possiamo tracciare qualsiasi cosa, qualsiasi parametro della nostra vita, è veramente una cosa interessante. E poi effettivamente il bullet journal si può costruire e impostare proprio come ci pare, cioè comunque c'è grandissima libertà, non è che ci sono delle regole, delle convenzioni, è proprio libero e in qualche modo secondo me è anche un po' uno specchio di come siamo, della nostra persona. E poi tra l'altro è anche un bel modo per sfruttare la creatività. Se guardate tipo su internet ci sono un sacco di setup di bullet journal super creativi, super interessanti, però ovviamente questo dipende da ognuno di noi e secondo me ci sta anche prendere un po' spunto dagli altri per poi costruire quello che più ci piace. E poi sicuramente il mio bullet journal col tempo migliorerà, sarà sempre diverso e comunque avrà sempre un'evoluzione. Inoltre fatemi sapere con un mi piace se magari in futuro volete altri video sul bullet journal, magari vi faccio vedere i nuovi aggiornamenti, come è evoluta la situazione. Ah, prima che mi dimentico, le due agende che sto utilizzando adesso sono della Moleskin e sono veramente buone come agende e mi sto trovando molto bene. Se siete interessati nello specifico a quelle che utilizzo io, vi lascio il link in descrizione. Detto questo, se avete magari domande, considerazioni, fatele tranquillamente nei commenti, che a me fa molto piacere. E inoltre, se siete nuovi del canale, vi chiedo anche di considerare l'iscrizione per evitare di perdervi nuovi contenuti che vi possono essere utili e interessanti. Detto questo, io vi saluto e noi ci vediamo prossima settimana con un nuovo video.